d'accordo. Adunate immediatamente gli uomini. Come comandante non permetterò mai la leva forzata di marinai americani. Vi concedo esattamente 3 minuti prima di farvi saltare in aria. Allineate gli uomini. E va bene. Adunate l'equipaggio. Edward Jones. Siete nato a Liverpool, vero? Sì, ma sono americano, vivo a Boston da oltre 20 anni. È sempre inglese chi nasce inglese. Questa è la legge di sua maestà. Portatelo via. Dell'azione è venuto. Noi non possiamo come nazione e popolo libero rimanere inerti mentre marinai americani vengono prelevati dalle loro navi e reclutati con la forza dagli inglesi per non rivedere più le loro famiglie e i loro cari. Questo grande oceano che bagna le coste di tanti nostri stati deve essere libero. Dio così lo ha creato e il diritto di solcarlo deve essere limitato dall'abilità e dall'audacia di coloro che si avventurano nella sua immensità. Ma qual è invece la situazione attuale? In questo preciso momento, una flotta inglese appostata all'uscita della rada tiranneggia gli uomini, si impadrisce dei carichi. Signori, devo interrompere per comunicarvi un messaggio di estrema importanza pervenuto dal Congresso degli Stati Uniti. A partire da ieri, 18 giugno 1812, tra il nostro paese e il Regno Unito di Gran Bretagna, esiste lo stato di guerra. Signor Parson, dovete mettermi a disposizione una nave molto veloce. Dite al capitano Marshall di venire da me. Sì, signore. Venite. Questa notizia che noi attendiamo... Capitano Marshall, il signor Parson vuole parlarvi subito, ha detto che è molto urgente. Salve, Caleb. Scusate se vi ho chiamato, Jim. Il colonnello Rogers, il capitano Marshall. Lieto di conoscerlo. Molto fortunato. Il colonnello è arrivato ora da New York. Credetemi, ho volato. Ho tenuto il cavallo al galoppo per quasi tutta la strada. Il signor Parson mi dice che siete il comandante di una nave veloce. L'ha costruita lui, la conoscerà. Jim, in quanto tempo potrebbe essere pronta a salpare la Concorde? 24 ore. Perché? Un gruppo di cittadini francesi ha deciso di prestarci 10 milioni in oro, denaro che ci occorre per rinforzare la nostra flotta. Il presidente Madison ha ordinato di andare alle Havre a prendere quell'oro. Perché non ce lo consegnano i francesi? In questo momento la Francia non è in guerra con l'Inghilterra. È un prestito privato sottoscritto da privati cittadini. Il governo francese non osa provocare gli inglesi facendo trasportare l'oro da una sua nave. Volete farlo voi? Sapete che la flotta inglese incrocia al largo del porto. E la costa francese sarà bloccata quando voi arriverete là. Il difficile non sta nell'arrivare. È il ritorno con 10 milioni in oro a bordo. Questo è il rischio. È un rischio che bisogna correre, Jim. Ne può derivare la nostra vittoria o la nostra sconfitta. Dunque, che ne dite? Ci si potrebbe riuscire con l'aiuto di un uomo. Riunite il consiglio prima che io dica il suo nome. Ma insomma, ti decidi a puntare sì o no? Sono stufo ad aspettare. Due scene. Jim! Jim Marshall, mi sembra impossibile, ma avevano detto che eri affondato con tutta la nave. Ho pianto, ti giuro, la stanza era inondata di lacrime. Signore, permettetemi di presentarvi il capitano Jim Marshall, un giovane lupo di mare che ha superato le più tremende burrasche. Me lo hai insegnato tu, Ben. Proprio così, Jim, allieve maestro, eh?
Se arrivavi un minuto prima c'era una ragazza adatta per te. Smettila con queste chiacchiere per un momento. Ho bisogno di parlarti seriamente. Dovete andarvene, signore. Dice che deve sgridarmi. Sapete, non ve l'avevo detto prima, è un vero e proprio segreto di famiglia. Il capitano Marshall, effettivamente, è mio suocero. E ora fategli un inchino. Buonasera. Buonasera. A che ti fanno pensare, Jim? A nessuno che io conosca, perché? Guarda di nuovo, non vedi la somiglianza? Con chi? Ma con Leslie e chi altro? Clarice ha i suoi occhi. Margot, guarda la linea del naso e la fronte, sono di Leslie. E Mary, la gola e le spalle. Identiche. Signore, buonasera. Non l'hai ancora dimenticata, eh? L'ho dimenticata 4 anni fa, quando mi lasciò. Conservo il suo ritratto per provare a me stesso che l'ho dimenticata. Hai detto che dovevi parlarmi? Siamo in guerra, Ben. Ah, ecco perché tutto quel rumore e quelle grida. Hanno ordinato che la mia nave forzi il blocco inglese. Non ci riuscirò mai senza il tuo aiuto. Non sono imbarcato ormai da oltre 2 anni. Nessuno vorrà affidare una nave a un uomo che è stato destituito dalla marina, anche se era quella inglese. Riprendere il comando di una nave. Immagino le proteste del Consiglio quando è stato fatto il mio nome. Che cosa gli hai raccontato? Che io conosco la strategia della marina inglese al pari di Nelson? Questo ed altro. Ah, non ne dubito. Quando è che si parte? Per quale destinazione? La Concorde è già sotto carico. Salperemo all'alba per Le Havre. Dobbiamo prelevare dei materiali. In Francia? Leslie è ancora là? Sì, vive a Parigi. Potresti avere l'opportunità di vederla. Però ti avverto, tu non verresti come comandante. Imbarcheresti come mio primo ufficiale. Ah, sì. Mi dispiace, avevo capito male. A queste condizioni devo rifiutare. Sarei stato fiero di essere ai tuoi ordini, ma il Consiglio non ha voluto saperne. Riferisci al Consiglio a nome mio che io ero capitano a 22 anni, il più giovane comandante della Marina Britannica. È un po' tardi per adattarmi al ruolo di primo ufficiale. Questo paese ti ha ospitato quando eri in pericolo, Ben. Ora ha bisogno del tuo aiuto, non puoi rifiutare. Va bene, Jim, verrò ma a 2 condizioni. Mi darai il tempo di rivedere Leslie in Francia e mi lascerai scegliere i cannonieri. Non ce la caveremo senza combattere, ricordati. Accetto le condizioni, signor Waldridge. Grazie, capitano. Partiremo con la marea domani sera. Trova gli uomini e sistemati a bordo. Gli uomini sono giù, devono solo smaltire la sbornia. Quanto a me... Primo ufficiale Beniamino Waldridge, ai vostri ordini. Proprio come dicevo io. Hook, dove sei? Sykes, Merrick, Favers. Hook, tu sei ubriaco. No, signore, non è stato ancora distillato il liquore capace di ubriacarmi. Raduna gli uomini, devo parlare. Sì, signore. Avanti, amici, alzatevi. Su, relax. Sei ubriaco? Ti credevo molto più resistente. Avanti, mettete in riga laggiù. Andiamo, marmotte, alzatevi. Mettetevi in fila qui. Il capitano vuole parlarvi. Capo cannoniere e cannonieri, ai vostri ordini. Sono contento di vedere che riuscite ancora a spassarvela. Ma ora abbiamo una missione da compiere. Quindi resterete imbarcati per un certo periodo. Portali a bordo della Concorde al molo 2 fra 1 ora. E in condizione di essere presentati al capitano Marshall. Voi non venite con noi, capitano. Io imbarcherò come primo ufficiale e comandante dei cannonieri. Niente da dire? Siete comandante in secondo? Ho parlato chiaro. Allora hai capito, Hook? Pensaci tu a portarli a bordo. Sì, signore. Andiamo, pecore, alla nave. E quelle che restano indietro cammineranno a forza di calci.
Tu che ne pensi, Hook? Eh? Mm? Comandante di seconda, non è il tipo Wolfitz. Chi è questo Marshall? Un altro Nelson? Tu sei sempre il solito tipo sospettoso, Raleigh. Il vecchio capitano ha sempre a cuore il suo antico equipaggio. Secondo me la faccenda non è chiara. Abbi fiducia nel capitano. Ragiona meglio lui quando è ubriaco che tutti gli altri insieme quando sono lucidi. C'è qualcosa sotto, nessuno me lo leva dalla testa. Il blocco da forzare, nessuna allusione alla destinazione o al carico. Se il capitano ha qualcosa in mente, ce lo dirà prima o poi. Nel frattempo, acqua in bocca con quelli là. Ecco fatto! Che dobbiamo farne di questa trappola? Ma come, non hai sentito il capitano parlare del suo sommergibile? Ah, sì, certo, ma credevo che fosse completamente ubriaco. Secondo te questa tinozza può scendere e navigare sott'acqua? Come un grosso merluzzo. Due uomini stanno seduti dentro ed azionano questa elica per mezzo dei pedali. L'aria entra attraverso quei tubi. È contro natura. Io non entrerei dentro questa cassa da morto per tutto l'oro del mondo. Navigare sotto la superficie dell'acqua, ma è antireligioso. Capitano Marshall, il carico è completo. Questa nebbia sembra venuta su ordinazione. Approfittiamo della marea. Salpiamo, nessuna luce a bordo, niente campana. Dobbiamo scivolare in mezzo agli inglesi. Sì, signore. Sentite, Hackett, esigo il massimo silenzio. Metterò ai ferri il primo che fa un fiato. Degli inglesi. Con questa nebbia si terranno al largo di Capoanna. È una nave inglese senza dubbio. Timoniere, una quarta a sinistra. Avanti così. Hackett, dislocate gli uomini alle sartie, pronti ad ammainare le vele al mio comando e soprattutto silenzio, la nebbia trasporta i suoni. Capitano! Una grossa nave punta verso di noi, sulla dritta di prua. Timone tutto a sinistra. Timone tutto a sinistra. Dotte bracci di poppa, lei. Bisogna scappare, Ben. Conosco queste navi, sono più armate di noi. Proviamo con quella tua imbarcazione sottomarina. Non avremo neanche il tempo di metterla in mare. Ma possiamo cavarcela anche senza combattere. L'abbiamo proprio attraverso a un centinaio di metri. La puoi vedere bene quando sei in acqua. Va diretto verso il timone, nuotando vai più veloce di lei. Mi promettete di aspettarmi? Suonerò la campana una volta dopo l'esplosione. D'accordo. Buona fortuna. Grazie. Capitano Harrison, servizio di pattuglia, fatevi sentire! Non suonare più. Fermatevi per ispezione! Thank you.
avvistato tre grosse navi inglesi a poppa. Stringeranno la formazione per incastrarci. Ammainate le vele e mantenete la rotta. Avete sentito? Obbedite. Scusatemi, signore. È il capitano Marshall che comanda. Non possiamo restare qui, Jim. Dobbiamo aspettare Rele, che suona la campana. Ma individueranno la nostra posizione. Ho dato la mia parola. Bisogna allontanarci subito da qui. Un colpo. Tu metti in pericolo tutta la missione. Tutto è pronto per muoverci, capitano. Ecco Rele, che finalmente gettagli una cima. Rotta nord, e fate presto. Sì, signore. Ben fatto, Raleigh. Dovere, capitano. E grazie per avermi aspettato. Portatelo giù e fatelo rifocillare. Sì, signore. Jim, secondo me hai corso stupidamente un grosso rischio. Date le circostanze, l'ho ritenuto necessario. Ma l'intera missione era in ballo. Hai esposto nave ed equipaggio per un solo uomo. Aveva la mia parola, ha rischiato la vita per noi. Ma siamo in guerra, mio caro. Anche la guerra non ci solleva dalle responsabilità verso i nostri simili. Ma ormai è andata così. Scendiamo giù a studiare la rotta. Velocità facciamo? 14 nodi, andiamo forte. Voi potete rientrare. Nessuno ha parlato con Waldridge ancora? No, perché? Si mormora che andiamo in Francia. Beh, è più che logico. Una missione segreta in tempo di guerra senza carico a punto. Vuoi sapere perché? Non ci tengo. C'è un modo per saperlo. Come? La cabina del capitano è proprio qui sotto. Sporgiti fuori bordo e da un'occhiata. Faccio un fischio se viene qualcuno. Preferirei uno di questi villaggi di pescatori. Hai ragione. Dopo aver superato il blocco inglese alle Havre, la maggior difficoltà starà nell'imbarco dell'oro a bordo. Certo, non si nascondono 10 milioni in oro nelle tasche. Ce ne preoccuperemo al momento opportuno. In verghe d'oro. Verghe d'oro? Dove? Andiamo a prenderle in Francia. L'ho sentito con queste orecchie. 10 milioni? Quando gli altri lo sapranno? È meglio non precipitare le cose, Relic. C'è sempre tempo a dirlo agli altri. Prima facciamo un discorsetto con il capitano. Ah. Se ci farà delle proposte accettabili, bene. O se tenta di... Già. Capitano! Cosa c'è? Se volete parlarmi, perché non venite nella mia cabina? Perdonateci, capitano. Non volevamo dare sospetti. Da voi il capitano Marshall entra ed esce. Noi conosciamo la disciplina, vero? Certo, capitano. Niente di meglio della Marina per insegnare a stare al proprio posto. Insomma, dove volete arrivare? Ok, io avevamo pensato una cosa. Se ci fossero contrasti per il comando prima che questo viaggio finisca, sappiate che noi siamo dalla parte vostra e questo vale anche per tutti i cannonieri. Ma come ha potuto saltarvi in testa una cosa simile? Due capitani portano sempre sfortuna. E poi 10 milioni in oro. Capirete che possono succedere tante cose con quell'oro a bordo. In quanti sapete questa storia? Solamente io e Relega, capitano. Se ne fate parola con qualcuno, vi accuserò di aver organizzato un ammutinamento. Mi sono spiegato? Potete fidarvi. Nessuno lo saprà. Neanche mia madre. Muti come due tombe. 5 milioni. 5 milioni divisi per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Scostatevi, lasciatelo respirare. Non vi rendete conto che è un'operazione difficile? Tirati un po' indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E che ti serve, amico? Vuoi che ti aiuti? Senti, alzami i piedi, mi servono anche quelli per fare questo conto. Tieni, usa queste. Ed il gancio. Vale sempre 5 dita almeno. Non ho mai fatto conti con numeri a 6 cifre. Tutti sul ponte, ratari sfaticati. Il nostro amo vi vuole su per la manovra. Questo è un lavoro da marinai semplici. Dia quel caro Nostromo che lo faccia fare a loro. Riferirò il messaggio al Nostromo. Vedrai come ti risponderà. Con la frusta. Ah, andiamo sul ponte. È meglio non attirare l'attenzione su di noi ora. A parte questo, ci conviene che alla nave non succeda nessun incidente. Io e il capitano Waldridge ce la caveremo da soli. Se per venerdì sera non siamo tornati, mandate tutti gli uomini di cui potete privarvi al municipio di Le Havre. Va bene. Solo loro due con tutto quell'oro? Io non lo capisco. Ci si potrà fidare di Waldridge? Ha bisogno di noi. Non può prendere la nave altrimenti. Non preoccuparti. Non mi preoccupo tanto per Waldridge. È quel superuomo del capitano Marshall. Quello parla piano, ma non scherza per niente. Aspetta che assaggi questo. Il gancio lo calmerà. Certo. Non si vedono ancora? Neanche l'ombra. 84 ore, dovrebbero già essere di ritorno. Prendi una decina d'uomini e va alle Havre con una lancia, sono gli ordini del capitano. Prendi anche un paio di cannonieri, potranno essere utili. Bene. C'è nessuno dagli uomini di Waldridge qui? Signor Potter? Quei signori sono molto aristocratici, non vogliono mischiarsi con noi poveri marinai. Non mangiano neanche con noi. Si danno un sacco di arie. Beh, dove sono? Appena finito il servizio scendono giù a giocare. A giocare? E con che? Li ho visti scommettere 1000 pezzi d'oro nel voltare una carta. E fanno seriamente. Rele che tiene la contabilità delle vincite e delle perdite. Devono essere ubriachi. Andrews, scendi giù, dia a Hook e a qualcun altro di salire nella lancia. Allora, vieni a vedere, Favet. Prima raddoppio la posta. 5000 sovrane d'oro. Prendi nota, 5000 sovrane d'oro. Ed ora, mio caro Favet, se tocca a me. 10000. Quanto è il mio credito nel libro? La quota originale era di 100000. Ora sei sceso a 50000. 10000 ancora. Non puoi farlo. E perché no? È la parte mia. Eravamo d'accordo che nessuno poteva giocarsi più della metà della sua quota. Altrimenti avrebbe perso interesse a partecipare all'ammutinamento. Non voglio più sentire pronunciare quella brutta parola. Ma siete proprio sicuri che avremo quell'oro? Cercavate qualcosa, signor Andrews? Ci stavate spiando, signor Andrews. Non è simpatico. Non ho sentito niente. Il gancio mi dice che avete sentito tutto. Non possiamo lasciarlo andare. Prendiamolo in società. Volete stare con noi, signor Andrews? Certo, certo. Starò con voi. Ma le quote sono ormai calcolate. Dovrei ricominciare a fare i conti un'altra volta. Non parlerò. Fidatevi di me. Non dirò una parola. Perché siete venuto qua giù? Avevo sete, nient'altro. Bevete! Bevete! E adesso dimmi, Favers, prima che fossimo così bruscamente interrotti. Quanto avevi puttato? Hai vinto, Hook. Grazie. Lo butteremo in mare stanotte. Tutti gli uomini sul ponte! Andiamo.
Sono loro, stanno per essere sopraffatti. State pronto al cannone. Subito. Guadagnano terreno. Perché non sparano? Da giù, Leslie. Pronto. Su, presto, ricaricate. Chiudi, Relec, muoviti. Pronto. Già, nei bauli. Fuori un paranco, tirate a bordo la barca, sistemare l'ancora nel ripostiglio di prue. Sì, signore. Abbiamo scampata bella, signora. Portala in cabina. Ci sono tutti i bauli. Ora li saranno a bordo. Hackett, ammainate le vele, rotta sud-ovest. Tenetevi sotto costa, raddoppiate le guardie. Sì, signore. Quante volte ho pronunciato il tuo nome mentre tu eri lontana. Sai che cosa pensavo mentre quegli agenti inglesi ci sparavano addosso? Pensavo che saremmo morti, ma che almeno eravamo riuniti. Non mi lasciare mai più, Leslie. Non dubitare. Sono tanto fiera di te. La tua è una magnifica nave. Potremo ricominciare tutto da capo. Rifarci una vita completamente nuova in America. Stanno iniziando la manovra, devo andare sul ponte. Intanto io mi cambio d'abito. Quando mi rivedrai sarò così bella che non mi riconoscerai. Scusatemi, ho bisogno di te sul ponte per la navigazione. Stavo salendo, tenendoci sotto costa forse non ci avvisterà. Sarà un vero miracolo, credi? La costa pullula di agenti inglesi. Vi ringrazio molto, signora. Non avremmo concluso niente senza il vostro aiuto. Mi dispiace di avervi portato a bordo. Appena possibile farò calare una lancia e vi rimanderò a terra. Immagino che il capitano Waldridge non abbia avuto il tempo di dirvelo, ma io non scendo a terra. Proseguirò il viaggio con voi. È impossibile, signora. Al momento buono Jim, noi... con la squadra inglese alle coste io credo che dovremmo pensare solo a... Ma un momento. Da quando in qua il capitano Waldridge prende ordini dal suo primo ufficiale? Scusate, signora, sono io il comandante, non il capitano Waldridge. In questo viaggio mi sono offerto come primo ufficiale. Perché non me l'hai detto a Le Havre? Jim, se vuoi sbarcare Leslie, dovrai sbarcare anche me insieme a lei. Ti tratterrò con la forza se necessario. Non ci riuscirai. Preparatevi, signora. Così il famoso capitano Waldridge si fa comandare da un giovincello. Leslie, era l'unico mezzo che avevo per rivederti. Che mi dici della nuova vita che avremmo dovuto fare? E come? Con la paga di primo ufficiale? Coraggio, bevi un sorso, capitano Waldridge. Affoga le tue pene come un rozzo marinaio. Non cancellerai le bugie che hai detto. L'ho fatto perché ti voglio bene. Era anche l'amore che ti faceva parlare alle Havre come se fossi un creso? Parlavi di milioni. Continua a bere, ti si rinfrescherà la memoria. Ti prego, Leslie, basta così. Davvero? Per te forse, non per me. Me ne vado da questa carcassa e non mi venire più intorno. Fa pure. Questa volta non cercherò di fermarti. Vattene! Abbiamo portato i bauli, signora. Potete anche riportarli di sopra, tanto me ne vado. Non mi
Mi avete sentito? Vi ho detto di riportarli sul ponte. Non volete neanche aprirli, signora. Potete fidarvi di noi. Siamo molto affezionati al capitano Waldridge. Uscite prima che li faccia prendere a frustate tutti e due. Non chiamerei se fossi in voi. Avete una bella gola. Non vorrei che incidentalmente vi capitasse una disgrazia. Apriamolo lo stesso, Rereg. Assicuriamoci con i nostri occhi. Ma siete impazziti tutti e due? Ci hanno truffati, lo dicevo. Ha una sfortuna nera che ci perseguita, eppure deve essere venuta a bordo con voi. Non saremmo partiti altrimenti. Non capisco di che state parlando. Cosa cercate? L'oro. 10 milioni in oro. Ciò è lo scopo di questo maledetto viaggio. Adesso capisco a cosa alludeva. Allora lo sapevate anche voi. Certo. Solo non ci avevo creduto. E se non è nei bauli, dove può essere? Ma deve essere a bordo per forza. La loro missione a terra è riuscita, gliel'ho sentito dire. Avete perduto un'ancora durante la traversata? No. E dove avete messa quella portata a bordo? È chiusa nel ripostiglio di prua. Potrei vederla? Ma possiamo provare, ma non è posto per una signora. Se quell'ancora è come dico io, dimentico d'essere una signora. Milioni d'oro. Voi siete sudici, puzzate di catrame, avete la barba di qualche settimana, eppure mi piacete. Sono un vecchio lupo di mare e le ancore sono sempre state il mio debole. Cambia rotta, sud-ovest, quarta sud. Sud-ovest, quarta sud, capitano. Mi dispiace per Leslie. Tutto quello che viene, viene per il meglio in questo maledetto mondo. Forse ti raggiungerà. Leslie fa sempre quello che vuole. Si sta preparando a tornare a Parigi adesso. Luci sulla dritta! Passe sull'orizzonte! E un altro faro. Ci hanno già individuati. Stanno segnalando alla squadra inglese. È meglio puntare a sud, dove c'è spazio per scappare. Vai in cabina, traccia una rotta, tieniti il più possibile sotto costa. Forse all'alba li avremo perduti. Avanti. Ben, ti ho cercato dappertutto. Il primo ufficiale è sempre molto occupato. Oh, scusami se ti ho offesa. Mi dispiace, non l'ho fatto apposta, è stata solo la delusione. Avevamo fatto dei progetti magnifici per l'America. Vuoi perdonarmi, caro? Ti prego. Questa non ha importanza, avevo torto, non posso pretendere che tu segua un fallito. Ma non ti voglio sentire parlare così, tu non sei un fallito, sei il mio capitano. Avevamo deciso di stare sempre insieme, di costruirci un avvenire. Vorrei aiutarti a realizzare i nostri sogni. È troppo tardi, Marshall ha deciso di sbarcarti appena possibile. Caro, tu sottovaluti le donne. Il capitano Marshall finirà col cedere. Vedi, se tu fossi il capitano di questa nave e io ti chiedessi molto graziosamente di non sbarcarmi, sapresti rifiutarmelo? La prigioniera è fuggita, capitano. Non prigioniera, signora, ma ospite. Oh, è una nuova abitudine americana scacciare gli ospiti da casa? Abbandonarli in preda ai nemici che li inseguono? La responsabilità della nave, degli uomini e di un'importante missione grava su di me. Devo guardarmi da qualunque pericolo. Mi considerate un pericolo? Una nave in tempo di guerra non è posto per una donna. E il posto di una donna in guerra o no è a fianco dell'uomo che ama. Avete mai amato nessuno, capitano? Al punto che ogni giorno, ogni attimo passati lontano da quella persona sono un tormento senza fine. Sono molto contento per Ben ora che so che lo amate tanto. Era ridotto molto male quando lo lasciaste 4 anni fa.
È proprio perché ho agito male 4 anni fa che voglio agire bene adesso. Ha bisogno di me assolutamente. Voi siete suo amico. Avete la possibilità di aiutarlo. Ha cominciato a bere di nuovo. Vi aiuterò a raggiungerlo in America quando la guerra sarà finita. A parte questo, non posso fare altro. Nove in vista! Che direzione? Una quarta dritta! È molto grossa ed anche veloce. Dovrebbe avere 70 cannoni. Timoniere, una quarta a sinistra. Una quarta a sinistra. È l'Aurora, la nave più veloce della flotta. Non poteva andar peggio. Si potrà scappare? Con questo vento, neanche a pensarci. Tutti gli uomini ai posti di manovra. Sì, signore. Andiamo a dare un'occhiata alla carta. Fuggiremo con 10 ore di luce davanti a noi. Hanno centrato il tiro. Guarda qui, Jim. Guarda questa secca. Si chiama la secca di Ogni Santi. È circa 4 miglia a sud da noi che siamo qui. Molti anni fa la nave che comandavo si incagliò qui in pieno mare su un banco non segnato sulle carte. Controllai tutte le carte dell'ammiragliato. Indicavano 12 braccia, ma io avevo urtato a 3. Io proporrei di puntare dritto sulla secca e poi virare bruscamente verso il mare aperto. L'Aurora taglierà in mezzo per intercettarci. C'è solo da sperare che noi passiamo e che loro si incaglino. Credi che l'Aurora peschi a sufficienza da incagliarsi? Beh, una nave della sua classe pesca almeno 5 metri, forse anche più. Noi peschiamo meno di 4. Bisogna rischiare. Metto un uomo a prua con lo scandaglio. Manovra, non farla portata! Se non facciamo tacere quel cannone non arriveremo mai alla secca. Signor Potter! Punta preciso, Uco, ci impiccano tutti. Pronto! Lasciatemi prendere la mira! Bel colpo! Diciamo se quando arrivassi, capitano, ci incaglieremo. Mantenete la rotta. 5 braccia a prua! 5 minuti ci sarà così vicino da prenderci di bordata. E mezzo a prua! 5 braccia! 3! L'Aurora non può passare qui. E noi? Mi ha portato! Nessuno si muova! È passata! C'è quasi addosso, fra un minuto saremo a portata dei suoi cannoni. Hackett, virate di bordo! Tutto a sinistra! Tutto a sinistra! Ammainate le rande e mollate le scotte! Tutti i cannoni fuori bordo, non ci servono a nulla ormai. Cominciamo da questo, anche un chilo conta. Togliete fermi. Lasciatelo andare al primo rullino, dobbiamo passare sugli scogli. Al sedescio tutti insieme. Addio, piccolo mio. Andate! Verso una cima. Siamo sugli scogli, mantenete la rotta! Mantenete la rotta! Sarà sugli scogli prima di sparare un'altra bordata! Incagliata!
Propongo un brindisi alla nostra bella e gentile ospite, che una volta per tutte ha sfatato la leggenda che una donna a bordo porta sfortuna. Grazie. Accetto il vostro gentile pensiero, capitano, a nome di tutte le donne. Al successo della nostra impresa. E ora tocca a me. Ma invece di un brindisi mi trovo nella situazione di rivolgere un rimprovero al capitano Marshall. Oggi egli ha fatto una cosa molto sciocca. A rischio di perdere la sua nave e la sua vita, ha salvato la mia. Capitano Marshall, la decisione di salvare un uomo dell'equipaggio è stata molto inopportuna. Comunque, tutto quello che posso dire è grazie, Jim. Prendo atto del rimprovero, ma i ringraziamenti sono fuori posto. Tu avresti fatto lo stesso per me. Chissà, non lo so. Potrà esserci un dubbio nella tua mente, ma non esiste nella mia. Guardia di sinistra sul ponte! Tocca a me. Allora, scusatemi, continuate pure a festeggiare. Ti sei molto affezionato al capitano Marshall, vero? Perché no? Mi ricorda la mia giovinezza. Un tempo anch'io facevo progetti per il futuro. All'ammiragliato dicevano che avrei comandato una squadra. Nostalgie, io penso all'avvenire, un magnifico avvenire per me e per te. Prendiamo all'avvenire. L'amicizia non deve interferire nei tuoi progetti. Hai parlato di progetti anche prima, a che cosa vuoi alludere? Oh, non fare l'ingenuo, ricordi tutte le promesse dorate che mi hai fatto a Parigi? Ti obbligherò a mantenerle. Non hai pensato che era perlomeno un po' strano che io non fossi scesa a terra? Ho scoperto la storia dell'ancora. Chi te l'ha detto? Hook non custodisce bene i segreti come te. Canaglia, gli tirerò il collo. Calmati, potremmo aver bisogno di lui. Leslie, ammetto di aver considerato questo progetto, ma non ho intenzione di realizzarlo. Perché hai cambiato parere? Sei diventato tenero? No, ma sono stufo di vivere nell'ombra, di essere conosciuto in tutti i porti come il capitano che rubò la cassa della nave per pagare i debiti di una donna. Questo viaggio mi offre una buona occasione. Il governo ha avuto fiducia. Avrò il giusto riconoscimento di questa missione e inizierò una nuova vita. Ma vaneggi, riconoscimento di che? Il capitano Marshall è il comandante della nave. Lui è l'eroe di questa missione. Tu sei solo il primo ufficiale. Lui avrà tutto e tu non avrai nulla. Marshall dividerà onori e meriti con me, ne sono sicuro. Ma non ti rendi conto che sei stato sfruttato? Cosa avrebbe fatto senza di te? Tu gli hai salvato la nave quando gli inglesi l'avevano messo in trappola. E chi mi ha salvato la vita? Che genere di vita era la tua? Hai detto tu stesso che non potevi continuare senza di me. Ebbene, io non posso vivere senza tutte le soddisfazioni che danno un tono alla vita. Rifletti, mio caro. 10 milioni in oro e me o niente. È pazzia. L'unica pazzia sarebbe rinunciare senza tentare. Avevi fatto un piano, no? Perché non lo metti in opera? Il dado è tratto ormai. Hook lo ha detto agli altri, stanno aspettando i tuoi ordini. È troppo tardi per fermarli. Se andasse male, finiremo tutti sulla forca, lo sai. Abbiamo aspettato troppo questa occasione per parlare di insuccesso. Vado a parlare con Hook. Saremo alle Azzorre domani sera. Io direi di prendere la nave là. Avremo ancora molto oceano da attraversare. Se incontrassimo una nave inglese o una tempesta, saremo a corto di braccia. Non mi piace questa inazione. E a me non piacciono le interferenze. O facciamo come dico io o niente. Qual è il vostro piano? Procederemo in questo modo. Marshall salperà dalle Azzorre seguendo questa rotta. A questo punto egli virerà per mettersi sulle rotte commerciali per Seira. È soltanto un posto per impadronirci della nave, questo qui. Sembra logico anche a me. Come ci liberiamo dell'ancora? La fonderemo e venderemo i lingotti alla Havana. E che ne faremo del capitano Marshall? A Marshall ci penserò io. Nient'altro? Avanti, oh. Siamo stati con il capitano Waldridge prima. Io ci sto ancora. Fa lo stesso anche tu. D'accordo. Riprendete la guardia. Siamo a 150 miglia dalle Bahamas. Direi di cambiare rotta e puntare a nord. Non cambiamo prima di mezzanotte. Abbiamo un buon vento in favore e voglio approfittarne. Tra 5 giorni saremo al largo di Salem. Sarà piacevole il ritorno a casa. Già.
Ti dirò, c'è qualcosa che mi dà da pensare. E che cos'è? Tu hai fatto la tua parte. Dovevamo essere tutti e due al comando. E quando entreremo in porto io desidero che sia così. Non posso accettare. Insisto bene. Scusatemi, capitato. Si è incastrato il perno di uno dei cannoni di coperta. Venite a dare un'occhiata. Non accetterò nessun'altra soluzione. Vediamo cosa ne penserai domani. Dov'è incastrato? Non è successo nulla. Tutto in ordine, capitano. Ci avviciniamo alle Bahamas. Quando cambieremo rotta? Al secondo quarto. Sarà una notte scura. Qual è il segnale? Ve lo dirò dopo. Ditecelo subito, capitano. Al secondo quarto salirò in coperta, quello è il segnale. Va bene. Ben. Lasciami in pace. Ti restano 5 minuti. Lo so. Di che ti preoccupi? Gli uomini sono ben armati e tutto funzionerà alla perfezione. Lo so. Non te ne pentirai. Con questa nave andremo in Estremo Oriente. A Singapore. Con quell'oro potremo costruirci un brillante avvenire. Una notte di lavoro ed è tutto nostro. Fa presto. Andiamo. Capitano, si sono ammutinati. Mantieni la rotta, sud-est. Sud-est. Fatto. Portatelo giù. Questo è meglio del grog. Hai bevuto un whisky così buono? Sike, hai proprio l'aspetto di un gentiluomo. Avanti, Leslie. Ti presento i nuovi ufficiali. Falli uscire da qui, Ben. Ti prego. Avete sentito o no? Ubbidite, tornate nel sottocastello. Anche tu. Io? Sono il secondo ufficiale ora. Ah, sì? Primo ufficiale Uka, vostro umile servo, vostra signoria. I tuoi uomini hanno fatto brutta impressione. Non sono tanto bravi, capitano. Solo un po' eccitati, ecco tutto. Li riprenderò sotto controllo. Butta a mare tutto l'alcol che c'è a bordo. Raduna le armi e falle riportare in armeria. Fa drizzare un palo e al primo che disubbidisce fa dare 20 frustate, capito? Sì, signore.
Che ne hai fatto di Marshall? E ai ferri. E gli altri? Ai ferri anche loro, giù nella stiva. Come li sistemerai? Quando saremo a La Habana li sbarcherò. E Marshall? Avrà lo stesso trattamento degli altri. Ma lui non è come gli altri. Loro hanno perduto la libertà solo per un po'. Lui ha perduto la nave e non te lo perdonerà. Vorresti forse che lo uccidessi? Se lo lasci vivo, lui ucciderà te. Ci dovrà trovare prima. Noi saremo dall'altra parte del mondo. Non si arrenderà finché non ti avrà trovato. Lo conosci meglio di me. Correrò il rischio. O che gli altri non sono così delicati. Se non lo ucciderai tu, lo faranno loro. Accertando che il capitano Marshall avesse tutte le comodità. Avanti, falla finita. Che cosa aspetti? Non voglio testimoni. Portello. Eccoti una bussola, siamo a 50 miglia dalla costa, ovest-nord-ovest. Prendi quelle due tavole, hai una probabilità su 1000. D'ora in poi siamo pari. Sei impiccato con le tue mani. Scusate se ho dubitato di voi, capitano.
papà! Dove mi trovo? Vicino a Beaufort, in Georgia. Da quanto? Oh, quasi una settimana ormai. Ho perduto i sensi per tutto questo tempo. Vi svegliavate, delirio, poi vi riaddormentavate. Abbiamo informato la marina, come avete detto. No, no, amico. Dovete riposarvi. Non siete in condizioni di muovervi. Ehi, papà, stanno venendo! Siete voi il capitano Marshall? Sì. Il comandante della Concorde? Sì, signore. Ho l'ordine di portarvi dinanzi ad una commissione d'inchiesta al più presto possibile. Capitano, mentre noi discutiamo, Waldridge sta scappando con loro. Questi sono gli ordini, capitano Marshall. Vorreste forse che disobbedissi? Vorrei solo salvare quel patrimonio. Waldridge può realizzarlo in un solo modo, con i mercanti dell'Havana. Probabilmente è già lì ormai. Ma dovrà fermarsi in qualche isola per squagliare l'oro. Ma ho una settimana di vantaggio. La metà di questo tempo occorre per fondere l'ancora. E poi il suo equipaggio è limitato. Se salpiamo subito, lo intercetteremo. Che ne dite, signor Stone? Washington è stata incendiata dagli inglesi, ci occorre quell'oro. Che cosa abbiamo da perdere in fondo? Vi prego, signori, salpiamo subito, ne va delle sorti della guerra. Facciamo una nuova rotta. Sud una quarta ovest. Sì, signore. Puntiamo dritti su Havana. Grazie, Redford. Cinque giorni, hanno un vantaggio troppo grande. Sentiamo lo stesso. Ammainate tutte le vele. Se il vento tiene, c'è ancora speranza. Ci riusciremo. Waldridge non si arrischierà direttamente dentro Havana. Nessuno gli comprerebbe quell'oro prima che sia trasformato in lingotti. Si fermeranno in un'isola qualunque. I Caraibi sono pieni di piccole isole. È come cercare un ago in un pagliaio. Sì, ma quasi tutte sono abitate. Per loro ce ne vuole una deserta. È fra queste che dobbiamo cercare. Avvistata al largo dell'isola di Lemba. Sembra dirigesse su Havana. Havana è a due giorni di mare. Non la riprenderemo mai. C'è ancora una possibilità. La nave da guerra inglese e britannica controlla il porto di Havana. Ha 80 cannoni. Waldridge non la supererà. Ma può rifugiarsi in qualche piccola base lungo la costa cubana. Cosa credete che farà Waldridge? Lemba. Lemba è disabitata ed è anche una bella rada. Un posto ideale per fondere l'ancora inosservati. È un'idea come un'altra. Signor Stone, facciamo rotta su Lemba. Sì, signore. Quando avete visto questa nave al largo di Lemba? Soltanto ieri. E ho visto anche il nome. Qual era? Il Sea Spray. Come prima cosa, Waldridge le avrà cambiato nome. Siete salito a bordo? Non me lo hanno permesso. Avevo solo del pesce da vendere. Loro invece cercavano liquori. C'era un inglese in mezzo a loro? No. Ma quando hanno saputo che non vendevo liquori, hanno cominciato ad imprecare come pirati. Specialmente un pezzo di omone con un gancio al posto della mano. Quante parolacce ha detto? Allora è proprio la Concorde. Stanotte avremo luna piena. Sarà difficile prenderli di sorpresa. Sarà meno difficile di quanto pensiate. Quanto grog avete a bordo? Questo è l'ultimo. Un altro pensiero levato.
L'oro è tutto colato, capitano. Saperemo fra un'ora. Perché non hai spento quel fuoco? No, si era troppo esteso. Si esaurirà da sé. La britannica in queste acque. Non voglio correre il rischio che ci individui. Spegni quel fuoco. Ma saremo lontani da qui al secondo quarto. L'aria è troppo calma. Non avremo brezza fino alla marea di domani. Che cos'è una notte in più quando si hanno 10 milioni? Esigo una stretta sorveglianza sugli uomini. Fa rispettare la disciplina. Metti una doppia guardia sul ponte e sui prigionieri. A proposito dei prigionieri, quanto tempo ce le porteremo dietro? Li lasceremo fuori del porto di Havana. Ma potremmo lasciarli qui. Questo è l'ordine. Sì, signore. Dove hai preso quel sigaro? Un omaggio del capitano. Sì, mentre non guardava. Vorreste insinuare che sono un ladro? Ma no, tutti sanno che sei un gentiluomo. Siamo tutti gentiluomini. Aspettate finché divideremo le parti, poi vi farò vedere io come si vive. Hook! Quel pescatore è tornato di nuovo. Digli che vada a farsi friggere. Ha portato il grog. Il grog? Attento che non venga il capitano. Mm. Che cosa hai portato questa volta? Voi volevate il grog e io ve l'ho portato. Sale a bordo. Ah no, io voglio i soldi prima. E non tentate di darmi monete di piombo. Vuoi dell'oro? Oro? Ma certo, con piacere. E dagli un lingotto, uno piccolo. Il capitano lo ha proibito. E come si accorgerà ad un piccolo lingotto? Muoviti! Beh, cos'è accaduto agli uomini? Eppure avevo fatto buttar via tutto l'alcol. Lo avranno nascosto? Mettiti in fila. Sono tutti qui? Sono tutti quelli rimasti. E dov'è Waldridge? È sceso giù. Andiamo.
È Marshall, ci ha ripreso. Marshall? Dunque non l'hai ucciso? Che razza di stupido idiota che sei! È inutile discutere adesso, abbiamo ancora una carta da giocare, vieni. Manda via gli uomini! Manda via gli uomini o faccio saltare in aria la nave! Andate in coperta! Sì, signor. Se non mi dai la tua parola d'onore che io e Leslie saremo lasciati liberi... Non posso farlo, Ben. Ti do 5 secondi per salvare equipaggio, nave e carico. Se ti arrendi, ti prometto che Leslie sarà libera. Non l'accuserò. Ben, parlo per me, ti prego. Perché morire tutti e due? Il tempo è scaduto. Aspetta! Non mi avevi promesso che saremmo stati sempre uniti? Non vorrai lasciarmi adesso, vero? Oh, ti prego, se mi vuoi bene. Sì, infatti, ti voglio troppo bene per separarmi da te. Oh, ti prego, lasciami vivere, ti prego, ti supplico, voglio vivere! Capitano Marshall! Gli inglesi! La Britannica ha messo in fuga la nostra nave ed ora blocca la rada. Dirigerà contro di noi. Hai sentito? Una nave inglese, siamo salvi. Quanto impiegherà a raggiungerci? Siamo sui fondali bassi ora, ma la marea sale rapidamente. Presa poco 3 ore. Sarà meglio che vi arrendiate, capitano Marshall. L'equipaggio prepari tutto per l'affondamento della nave. Sì, signore. No, no! Gli inglesi non avranno mai la mia nave e il suo carico. Leslie! Fate sbarcare gli uomini al più presto. Sì, signore. Guardia! Guardia! Che c'è? Hai detto al capitano che devo parlare? Sì. Perché non è venuto? È molto occupato, capitano. Ma state tranquillo, non vi lascerà qui mentre la nave affonda. Se vai da lui prima che sia troppo tardi, non sarà necessario affondarci da noi. C'è un sistema per salvare la nave. Eccolo qui, diteglielo. Jim! Jim! Te l'ha detto la guardia, c'è una probabilità su 100 di farla franca. Non posso trattare con te. È stupido sacrificarti con le mani tue, quel sommergibile sul ponte, se si riesce a farlo funzionare finché è notte, c'è ancora speranza di far fuori la Britannica. Non c'è nessuno a guidarlo. Ci sono io, Marshall. Ne offro senza condizioni. C'è una probabilità su 100, ma se tutto va bene avrai salvato la nave, senza parlare dei 10 milioni in lingotti d'oro. Che ne dici, Jim? Guardia. Apri. Mollate piano. Seguiteci e prendeteci a bordo dopo l'esplosione. Sì, signore. Queste eliche dovrebbero darci una velocità di circa 2 nodi. Questa leva farà entrare tanta acqua da mantenerci 1 metro sotto la superficie. L'aria ci arriverà attraverso questi 2 tubi. Ci attacchiamo allo scafo della Britannica. Accesa la miccia di questa torpedine, la spingeremo contro lo scafo e poi pedaleremo indietro per salvarci. Di quanto riusciremo ad allontanarci? Circa 30 metri. Ma non è un gran margine. Beh, quanto basta? Speriamo. Abbassa il portello. Galleggia. Sembra anche a me. Dovremmo prendere contatto con la Britannica fra circa 20 minuti. Bisognerà immergerci per il resto del percorso. Solleva il portello e dammi la direzione. Vieni più
Tira dritta! Bene così, siamo diretti al traverso. Ora possiamo immergerci, prepara la torpedine. Eravamo a 150 metri. Guarda la bussola e mantieniti in rotta. Dovremo raggiungere la Britannica in 120 secondi. Sempre diretti attraverso. Attenzione, possiamo urtare ad ogni momento. Prima di mezzanotte, capitano. Sul libro di bordo ho scritto che il capitano Waldridge è morto nell'adempimento del suo dovere. Sì, signore. D'accordo. Grazie.